Saper dirigere, gestire la luce è un aspetto molto importante per l'architetto di interni perché lo aiuta a dare carattere ad uno spazio. Chissà se ho scelto la luce giusta. Se ho scelto la luce giusta e tante altre cose, lo scoprirò tra pochissimo andando a lezione per un giorno di architettura d'interni. Buongiorno, sono Luca Smeyer, siamo qui per il seminario di Illuminotecnica. Come sapete, vi daremo 5 testi di Oliver Sharp su cui lavorare. Vi assegneremo un cubo a ogni gruppo e voi con il testo che avete dovete interpretare le parti che parlano di luce. Sono l'architetto Luca Smeyer, insegno architettura di interni da una decina d'anni qui alla SUPSI. Sono sempre stato interessato, diciamo, all'arte e dovendo intraprendere uno studio ho optato appunto per l'architettura che era vicino, diciamo, ai miei interessi. La luce è in grado di creare delle atmosfere e un architetto di interni deve saper allestire e creare degli ambienti che abbiano un carattere, un'atmosfera. L'architettura di interni si occupa soprattutto, diciamo, del benessere della persona all'interno di uno spazio. Il corso di illuminotecnica serve proprio a stimolare i ragazzi sulla loro capacità di creare un'atmosfera, un carattere con la luce. Senza la luce non c'è architettura. È quello che diceva Le Corbusier. E penso che la capacità di mettere in ombra e mettere in luce delle parti di uno spazio siano fondamentali per leggerlo e saperlo vivere. Una delle qualità che deve avere un architetto di interni è un interesse, diciamo, a quelli che sono i materiali che sono prossimi all'uomo, cioè quello che può essere un pavimento, una parete, un soffitto, quelli che sono i colori, no? Tutte le cose che riescono, combinate in un modo sapiente, diciamo, a creare un ambiente. Per intraprendere la professione di architetto di interni penso sia indispensabile avere molta curiosità e avere una passione per la professione, avere una predisposizione per il disegno, gli aspetti artistici e, diciamo, una curiosità anche per quello che è la storia dell'arte, il design. Una caratteristica della nostra scuola è di lavorare molto con modelli o con elementi reali del tipo gli intonaci, come possiamo vedere da questa parte. Questo è tutto uno studio su intonaci e colori. Lì l'effetto, per esempio, del colore sul legno, oppure con dei modelli a grandi dimensioni in cui sperimentare la luce. Lo studio dura 3 anni. Nel primo anno si ha una formazione un po' di base, soprattutto di disegno e di un'introduzione alla progettazione. Poi, diciamo, le materie principali sono sicuramente la progettazione, in cui si fanno dei piccoli progetti o dei progetti di grandi dimensioni su allestimenti, mostre, appartamenti, riqualifiche di luoghi, eccetera. E poi ci sono le materie storiche e il disegno. Adesso, ragazzi, facciamo un esercizio pratico. Io vi do un testo
chiamerei Jessica. In questo testo qui ci sono dei riferimenti alla luce. Un mattino d'autunno, tra i ciottoli lavici della caleta de Cavallo, inedito è lo scintillare dei pezzetti di vetro levigati dall'Atlantico, arancioni, verdi, bianchi. Ecco, questo testo di Oliver Sharp cosa ti suggerisce? Le parti più importanti penso siano lo scintillare dei pezzetti di vetro levigati dall'Atlantico e gli dà anche delle colorazioni, quindi arancioni, verdi, bianchi. Come potresti immaginarti di riproporre questi riflessi? Magari introducendo appunto degli elementi che possono riflettere la luce, quindi o argentei o anche dei pezzi di vetro colorati che poi puntando sopra di essi la luce riescono a riflettere nell'ambiente dei colori o anche degli spunti di luce. Dare un testo a uno studente e farglielo leggere, fargli interpretare, diciamo, quello che c'è scritto e cercare di trasformarlo in uno spazio è un'operazione secondo me molto interessante per loro e stimolante, proprio per il fatto che devi passare da una cosa astratta, diciamo, a una cosa concreta. Grazie Jessica. La tua interpretazione, no, del testo è importante per capire come trasformare, diciamo, la luce in una cosa che dia carattere e atmosfera a uno spazio. Parlare ai giovani della luce, sperimentare con loro la luce come abbiamo fatto in questa settimana con questi cubotti che hanno preparato, diciamo, è molto stimolante per loro perché con dei mezzi molto semplici si riesce a trasformare lo spazio. Mi ti affrancano veramente. Si prova così, no? Che fa un riflesso più netto sulla parete dorata. Anche, sì, esatto. Aumenta la brillantezza. Vedono direttamente i cambiamenti, riescono a percepire cosa vuol dire avere una luce fredda, una luce calda. Sì, adesso il fascio di luce mi sembra più preciso. Più netto. No? Gli sbocchi professionali della professione sono molteplici, perché uno può aprire un suo studio oppure andare a lavorare presso un architetto di interni. Ai miei allievi che finiscono e che escono nella professione auguro di avere una grande passione, perché la cosa più importante per loro è essere entusiasti, avere passione e godersi una professione che ha tanti risvolti piacevoli e sorprendenti. Ok, vi ringrazio. Mi sembra che avete capito più o meno, no, quello che sono le nostre intenzioni, come sperimentare con la luce. Adesso facciamo la pausa, nel pomeriggio ci sarà Giuliano che vi farà fare delle prove pratiche ancora con la luce, spostando, aggiustando le ultime cose. Il momento di pausa è arrivato dopo il seminario di Illuminotecnica. Io sono qui con Linda, Fabienne e Lorenzo. Allora, come sta andando questo corso? Bene, ci stiamo impegnando, stiamo creando un po' di situazioni differenti, differenti atmosfere per cercare un po' di giocare con più luci possibili e colori diversi. Linda, siete al terzo anno, Questa esperienza, insomma, si sta per concludere, no? Quindi state diventando, insomma, grandi, tra un po' entrerete nel mondo del lavoro. Come sono stati per te questi 3 anni? Intensi, perché comunque sono molto impegnativi, però allo stesso tempo comunque pieni di cose nuove, di opportunità anche, di conoscere anche docenti che fanno questo di mestiere, quindi ci possono insegnare molto, e poi comunque lavorare con i compagni è sempre bello, è sempre
una nuova attività da fare. A proposito appunto di lavorare con i compagni, partiamo proprio da qui, no? Con te Fabienne, è importante già insomma nei corsi di seminari come quello che state seguendo collaborare, no? con i compagni di scuola. Esatto, molto importante collaborare, soprattutto perché in questi momenti bisogna condividere le idee, riuscire a incontrare, avere un punto di incontro per avere un'idea finale da cui realizzare e che possa essere efficace. Quindi avere una buona comunicazione con i compagni è molto importante e fondamentale. Lorenzo, allora, abbiamo visto, io ho seguito la lezione insomma teorica questa mattina, beato fra le donne, insomma, uno, due ragazzi siete in classe, è così? Io sì, mi sento fortunato, mi sono ritrovato da solo, ma diciamo che meglio così, almeno ho un aspetto più femminile anche al lavoro pratico. Lorenzo, come hai scelto questo corso di studio? Cos'è che ti ha attratto a studiare architettura di interni? Ma io sono sempre stato appassionato di appunto architettura, soprattutto anche di arte. Quando poi ho conosciuto anche il mondo dell'interior design, mi ha spinto appunto a specializzarmi e appassionarmi di più in questa materia. Cos'è che ricordate, chiaramente ancora dovete finire naturalmente, ma cos'è che ricordate con più insomma piacere o non piacere, no, riguardo agli anni trascorsi qua? Beh, diciamo che i momenti più divertenti che abbiamo passato sono di notte, perché ormai ci passiamo un po'... Ci vediamo più noi che magari i genitori e la famiglia, perché passiamo la sera magari qui a studiare, a lavorare, a fare modelli, quindi magari sono quei momenti in cui qualcuno fa una battuta, qualcuno mette la musica, si ordina da mangiare tutti insieme e sono un po' i momenti che ci ricorderemo un po' tutti, penso. Quanto è importante per voi ragazzi anche spostarvi, no? Conoscere nuove realtà, Fabienne? Allora, è molto importante e soprattutto anche la possibilità di andare in altri paesi, vedere altre architetture e partecipare a dei workshop nei quali si può collaborare con altre scuole oppure si possono avere delle opportunità di realizzare qualcosa di unico. Ad esempio, quest'estate sono stata al workshop di Porto con la mia classe nel quale si trattava di realizzare degli spazi temporanei con materiali riciclabili ed è stato molto interessante ed educativo. Oggi pomeriggio cosa seguiremo? Oggi continueremo a lavorare sui cubi che avete visto prima e continueremo comunque a giocare con la luce, con i colori, un po' con le atmosfere. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi do il benvenuto a questa lezione di luminotecnica. Oggi tratteremo il flusso luminoso e la tipologia di luce, se sarà calda o sarà fredda. Allora, l'esercizio di oggi è formare 5 gruppi. Ogni gruppo prenderà una tipologia di illuminazione, cioè un tipo di luce che è dalla luce fluorescente alla lampadina a una luce diffusa e cercherà di fare degli esercizi su uno spazio già definito. Gianfranco, vuoi partecipare anche tu? Beh, visto che sono a lezione per un giorno con voi, con molto piacere. Bene. Anzi, devo ancora capire se la luce che ho installato prima all'inizio della... Adesso vedremo. Vediamo se va, magari poi vi chiederò due dritte. Giuliano, cosa dobbiamo fare noi? Allora, vediamo un po'. Abbiamo delle gelatine, dobbiamo cercare di proiettare una luce per far sì che il soffitto si crei un movimento, no? Quindi un movimento di luce, qualcosa di movimento che ti può rilassare, che puoi creare un'atmosfera anche a casa, rilassata. Vieni Linda, okay, vediamo un po' Linda, come si vediamo, fa. Vediamo. Cerchiamo sempre di lavorare su delle superfici e creare delle riflessioni. Queste riflessioni vanno a generare un'atmosfera un po' speciale, chiaramente. Vedo. Qui ci vuole anche parecchia fantasia. Se per esempio cambio la gelatina... Esatto, che c'è un colore diverso, chiaramente la riflessione o la sua ombra genererà un altro colore. Giuliano, va bene la luce così? Questo elemento, che dovrebbe essere una panchina, mi ispira un po' all'acqua e funziona anche. L'avete fatto con dei neon, la luce? Sì, ok. Sì, l'abbiamo messa all'interno. Adesso proviamo a mettere questo oggetto e a illuminarlo in modo tale che il suo riflesso possa dare un punto di riferimento nella stanza. Giuliano Gavin, anche io ho dato un piccolo contributo con le ragazze che stanno ancora, vedo, lavorando lì. No, quali sono avanti. Gli strumenti del vostro lavoro? Sono la manualità,
la creazione, quindi un po' essere estroversi ma anche creativi chiaramente, e poi applicare quello che si fa, come vedete, nel reale, quindi con i materiali, col trapano, con i modelli, con l'esperienza. È cambiato molto il vostro modo di lavorare, anche magari con i cambiamenti dei gusti, delle mode, delle possibilità anche tecnologiche, no? Sì, legate, certo, al vostro, certo, lavoro? Diciamo che il nostro lavoro è un po', si deve sempre adattare chiaramente alla società, alle richieste della società e anche all'industria, perché l'industria chiaramente anche quello, c'è un progresso, la tecnologia, i nuovi materiali. Durante la pausa con alcuni studenti mi hanno raccontato il fatto che qui passano veramente tante ore, sì, ma anche di sera, di notte hanno le chiavi. Immagino che anche questo spirito di collaborazione sia importante anche per la loro futura professione. Esatto, certo che il nostro mestiere è fatto di connessione, di interdisciplinarità con altre persone, quindi la comunicazione prima di tutto e la collaborazione con un team di persone. Chiaramente con un architetto, ci vuole l'architetto d'interni, quello che si occupa dell'illuminazione, quello, il falegname, chiaramente, quindi è un gestire un team di persone per creare un qualcosa. Everybody's got to be automatic. Architetto e architetto d'interni. Esatto, siamo sempre visti come degli arredatori, dove noi mettiamo magari degli oggetti all'interno di un appartamento, ma siamo molto di più, siamo atmosfera, emozioni, sensazioni, modo di essere, di muoversi, ergonomia, quindi o come appoggio degli elementi, andiamo a studiare tutte quelle particolarità che l'uomo ha bisogno tutti i giorni. Ante e Linda, penso che siamo a posto, no? Ultime cose, Adesso abbiamo Giuliano. Mi sembra che il risultato è ottimo. Sì, sì, no. Riflessi, pareti che si illuminano, funziona tutto, mi sembra mica male. Giuliano, io ti ringrazio tanto per avermi ospitato, avermi ospitato naturalmente anche il professore di questa mattina, certo, Lucas Meyer. Certo, sì, sì. Sono stato a lezione per un giorno di architettura d'interni, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Bene. E naturalmente grazie alla prossima a tutti. Grazie. Grazie, salve. Noi ci vediamo alla prossima puntata, a lezione per un giorno. Arrivederci.